Le imprese lecchesi prevedono di assumere entro febbraio 7.000 nuovi lavoratori e buona notizia la provincia è quella in Lombardia dove si prevede la quota maggiore di contratti a tempo indeterminato. Uno su tre sarà per giovani al di sotto dei 30 anni, uno su cinque per figure d'alta specializzazione. Sono i numeri dell'ultima indagine Excelsior promossa dalla Camera di Commercio di Lecco. A dicembre, come anticipato, sale la quota di contratti a tempo indeterminato. Si tratta del 35,4% delle 1710 assunzioni programmate dalle aziende, percentuale più alta a livello regionale. Continua il calo dei contratti di apprendistato e scendono anche i contratti a tempo determinato. Le assunzioni stabili si concentrano nel settore manifatturiero, nei servizi alle imprese e anche nel comparto del turismo. Il 20% dei nuovi contratti riguarderà personale ad alta specializzazione, anche se tra i profili maggiormente richiesti dalle imprese lecchesi spiccano soprattutto figura media e bassa specializzazione, tra cui operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche, 279 assunzioni, personale di amministrazione di segreteria dei servizi generali, 150 persone, e cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, 149 ingressi. Le imprese continuano però a manifestare in media maggiori difficoltà a reperire personale altamente specializzato. Il fenomeno è particolarmente sentito per determinate famiglie professionali, nell'area della produzione di beni erogazioni e erogazioni di servizi, 270 figure, nelle aree tecniche della progettazione, 160 persone e nelle aree commerciali e della vendita, un centinaio di unità. In particolare le difficoltà di riperimento riguardano bene il 44,5% dei 220 laureati ricercati dalle aziende, le motivazioni addotte dalle stesse sono in primis il numero ridotto e la scarsa preparazione dei candidati.